Si preannuncia un altro weekend di proteste notavi in Val Susa. La marcia di sabato prossimo verso Chiomonte potrebbe diventare, come già accaduto in passato, il teatro di ulteriori scontri con le forze dell'ordine, che dovranno presidiare i limiti invalicabili posti a sicurezza del cantiere della Torino-Lione. Una possibilità avvertita dallo stesso ministro degli interni, Matteo Salvini, che sui social dichiara come ognuno possa esprimere liberamente il proprio pensiero, ma nessuna violenza sarà tollerata né resterà impunita. Il ministro garantisce inoltre attenzione massima per questo fine settimana, con il totale sostegno alle forze dell'ordine. La decisione del governo, annunciata dal presidente del Consiglio Conte, di decidere sulla base di un voto parlamentare sulla grande opera, non è piaciuta ai Notav, che in risposta ricordano la manifestazione di Torino come un modello a cui rifarsi, come uno schiaffo morale e politico al fenomeno mediatico dei Sitav e delle Madamine. La protesta, per lo più pacifica, della maggioranza dei Notav rischia quindi ancora una volta di vedersi in qualche modo danneggiata da gruppi minori che, in contesti così poco controllabili come quelli della prossima sfilata, possono facilmente inserirsi a danno degli altri.